Volete qualche idea per migliorare la vostra famiglia? O volete cercare in internet, trovare in internet magari qualche suggerimento utile proprio per questo motivo? Abbiamo al telefono un ideatore di un bellissimo blog che porta questo titolo, Famiglie Felici. Do subito il benvenuto a Paolo. Paolo Pugni al telefono. Benvenuto Paolo. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie Paolo per essere qui, ecco, e presentarci la tua creatura. Famiglie Felici è il tuo blog, giusto? Sì, esattamente, un titolo un po' provocatorio perché non certo intendevo parlare delle famiglie del Mulino Bianco, ma quelle di tutti i giorni che fanno fatica a essere felici, ma che hanno questo nel cuore e nelle aspirazioni. Perché ti è venuta questa idea, Paolo? Ma io sono parecchi anni che insieme a mia moglie mi occupo di orientamento familiare e ho anche una famiglia, oramai siamo considerati una famiglia quasi adulta, nel senso che la piccola, come la chiamiamo ancora, ha compiuto 19 anni proprio in questi giorni, quindi dei tre figli sono oramai tutti lanciati, come dire, verso il mondo del lavoro, l'università e cose di questo genere. Per cui ho anch'io vissuto i problemi e le difficoltà che le famiglie di tutti i giorni incontrano nel cercare di combattere contro una società che sembra portarci via la felicità e quindi basandomi un po' sull'esperienza di volontariato con l'associazione FAES e con l'OF che è appunto un'associazione di famiglie per le famiglie, ho pensato di mettere a frutto questa esperienza mettendo insieme la mia esperienza di tutti i giorni per trovare un posto dove dialogare con altre famiglie che vogliono anche loro darsi da fare per se stesse e per le altre e condividere esperienze e trovare le soluzioni migliori, volta per volta evidentemente. Io all'inizio ti ho fatto quasi una provocazione, oltre alla domanda che è tua, quella sulle idee da cercare per migliorare la tua famiglia, ho fatto anche una piccola provocazione, cercate sul web, però so che a te dà fastidio questa affermazione, non è vero? Beh, perché sul web poi alla fine non è Vangelo quello che si trova in effetti. Esattamente, esattamente. Il web è uno strumento meraviglioso perché permette di arrivare in posti che ci sono negati dalle differenze spaziali, quindi di avere anche scambi culturali. Io ho per esempio fatto la scelta quando ho iniziato il blog insieme a Franca di farlo in due lingue, in inglese e in italiano, che comporta una certa fatica, ma per poter avere anche come interlocutori famiglie e persone di altre nazioni, di altri continenti e devo dire che abbiamo questa risposta, almeno a vedere le statistiche abbiamo un sacco di lettori nordamericani e cosa che mi sorprende da alcuni paesi che non avrei mai immaginato, non soltanto la Russia ma anche la Corea, la Cina, le Filippine. E, vabbè, detto questo intendo dire che comunque sul web che ci permette di avere così grandi orizzonti dobbiamo comunque selezionare come avremmo fatto in passato andando in una libreria o in una biblioteca nello scegliere i libri. Non tutto quello che c'è sul web, così come non tutto quello che passa alla televisione, è vero solo perché è su quello strumento, quello esatto. È uno strumento, poi bisogna vagliare per capire che cosa è buono e che cosa dobbiamo trattenere. È giusto che sia così, non l'ha detto il web, per questo insomma si può ritenere affidabile, però esatto. Questo sito noi lo consigliamo perché lo abbiamo conosciuto e insomma quello che suggerisce è ottimo, a dir poco ottimo, perché comunque sono consigli che fanno bene alla famiglia, sono domande che tutte le famiglie poi si pongono in un momento o in un altro, dipende poi dal momento in cui si vive, ecco appunto. Quali sono le domande che in maniera più assidua ti vengono poste magari dai tuoi lettori? C'è una forte attenzione su quello che è il ruolo dei genitori, perché per certi versi oggi sono molto confusi. Da un lato il ruolo del padre che sembra scomparire, sembra essere allontanato anche un po' dalla famiglia per certi versi. Mi ha molto colpito, infatti ne ho parlato nel blog, del post credo che abbia avuto il maggior numero di contatti, di commenti e tuttora oggi viene riletto e rivisto. È stato originato da un incontro che mi è stato organizzato da un asilo qui a Milano, nel quale mi veniva chiesto di raccontare un po' il ruolo del padre. C'era un bel pubblico, un centinaio di persone, giovani, era un asilo nido quindi con famiglie giovani, e spiegando qual è il ruolo del padre, che appunto è quello di colui che rende chiaro al figlio che cos'è il mondo, c'è una bella espressione che ho imparato dallo psichiatra Franco Poterzio che dice: la mamma ti dice che tu sei tutto il mondo, il papà ti dice che tutto il mondo non sei tu. Ecco questo ruolo di introduzione nella società. E nello spiegare questo la cosa che mi ha colpito è che i papà erano tutti d'accordo
Ma in diversi mi hanno detto sì, sarebbe bello se le mamme ce lo facessero fare. E questo ha suscitato un dibattito anche online sul blog molto, molto forte, perché effettivamente, e qui ci spostiamo anche sul ruolo della mamma, c'è un po' una tendenza a essere sovrabbondanti da parte delle madri, come se il compito del padre fosse quello solo di portare a casa la sussistenza e poi non ti preoccupare dei figli. Devo dire per correttezza che non sto accusando le madri di questo, perché anche molti papà ci stanno bene in un ruolo di questo genere, no? Quindi un ruolo che li libera da ogni responsabilità e da ogni delega nei confronti dell'educazione, per lasciarli soltanto fare quello che sembra più divertente, andare a lavorare e dedicarsi alle proprie attività. Ma credo che qui ci sia un'occasione per approfondire, per parlarne, come è successo sul blog, e questo penso che sia il tema più ricorrente. Altri Paolo. Temi possono essere sì. più collegati al diverso tipo di educazione, quindi non so, c'è stato di recente questo libro La mamma tigre di questa cinese americana che racconta come terrorizza i figli, che anche qui è stato oggetto di discussione, perché non è certo il modello che intendiamo proporre o che secondo noi è opportuno per un'educazione. Comunque il tuo blog è frequentato anche da chi non è d'accordo con te, ci pare di capire. Sì, no, senz'altro, ecco, devo si dire è liberi che di manifestare avuto le proprie idee, insomma. Sì, è un modo per scambiare le proprie idee, sicuramente ad esempio per il tipo di impostazione filosofica prima ancora che religiosa, secondo noi la famiglia è una, basata sul matrimonio tra un uomo e una donna, è aperta alla procreazione dei figli. Ora è chiaro che questa è una posizione che non tutti condividono, qualcuno anche in maniera molto lontana da questa posizione ha scritto sul blog, ma sempre, ecco, devo dire con molto rispetto, uno dei regali che ho avuto da questo blog è che non ho incontrato mai nei commenti sono stati fatti quella faziosità o addirittura quell'aggressività che in altri ambiti si incontra, di qualcuno che vuole proprio far vedere una posizione molto diversa, arrivando a volte anche a essere violento, volgare o insultare. No, è un ambiente, un salotto, mi piace descriverlo così, dove si discute, non tutti sono d'accordo su tutto quello che si dice, ma c'è un clima disteso, un clima di famiglia, ecco, mi piace dire così. Ed è il termine giusto proprio per indicare questo clima. Tu non solo sei autore di un blog Famiglie Felici, ma partecipi anche ad altri blog. Noi ti abbiamo conosciuto così. E questo, a dire il vero Paolo, è proprio uno spazio dedicato ai blog cattolici. E sì. Frequentando un po' il web abbiamo conosciuto anche un altro blog di cui fai parte, o comunque sei uno dei commentatori, no? Quello di Costanza Miriano, Sposati e sì, sottomessa. Sì. Ecco, io personalmente ti ho conosciuto per questo motivo, quindi ero affascinata e comunque interessata ai post che tu andavi ad inserire e ti abbiamo contattato, anche perché insomma il tuo blog poi è comunque diverso, un po' particolare e quindi meritava la nostra attenzione. Lì sei un po', forse lì tu sei un po' più critico, mi sbaglio? Beh, diciamo, è un blog con un'impostazione completamente diversa, innanzitutto con una notorietà e una diffusione anni luce superiore a quella di Famiglie Felici, e se lo merita tutto perché Costanza è veramente brillante. Diciamo che come nasce il blog è un blog polemista per certi versi, un blog apologetico di punti di vista dichiaratamente cristiani sulla società, sulla famiglia, sul lavoro, sulle sui donne, ruoli sugli uomini, di cui parlavamo prima. Esatto, e quindi credo che anche lo stile debba essere più uniforme a quello che utilizzano anche gli altri autori del blog. Ripeto, mi hanno paragonato, la cosa mi ha fatto estremamente piacere, al tastierista dei Beatles, il quinto Beatles, visto che loro come autori principali sono in quattro e ogni tanto pubblicano degli interventi con una certa frequenza, cosa che mi fa molto onore e molto piacere. Quindi credo che lì sia necessario essere, non dico più critici, ma più precisi, più taglienti su certe cose, anche perché vedendo i commenti è un pubblico che apprezza, come dire, la discussione anche su toni un po' più tesi, senza anche qui arrivare mai a insulti o arrivare mai a offese o cose di questo genere, però uno stile più teso, più da dibattito che non da chiacchierata in famiglia, ecco. Hanno visto bene, insomma, gli altri autori nominandoti quinto Beatles, giusto? Hanno visto grazie. Bene, hanno visto bene. Complimenti anche da parte nostra. Voglio farti una domanda che poi è presente anche sul tuo blog, quindi torniamo al blog Famiglie Felici e poi ti lasciamo andare ai tuoi impegni. Solitamente è fatto così un blog, no? C'è un post scritto dall'autore e poi vari commenti di chi vuol partecipare. Come possiamo amare i nostri figli? Forse questa è una domanda ricorrente
che si fanno tutti i genitori o comunque anche chi si occupa di loro, gli educatori per esempio. Quale risposta si può dare? È una risposta complessa perché evidentemente l'amore deve essere tarato sul singolo e non sul, come dire, sulla massa, quindi dare una risposta generale. Forse qui per citare Montale è più facile dire quello che non è l'amore, piuttosto che quello che deve essere l'amore, che deve essere appunto una relazione fra due persone che sono molto speciali. Quello che vedo, un po' la provocazione che volevo lanciare con quella domanda, è che spesso l'amore è confuso un po' con l'audience, no? Quindi io penso di amare i miei figli quanto più loro mi cambiano questo amore sotto forma di soddisfazione, quindi di fatto è più un amore egoistico che non un amore verso i figli. E allora capita di vedere genitori che sono disposti a concedere di tutto e di più ai figli per sentirsi, così, non dico ricambiati, ma sentirsi apprezzati. In realtà poi non è un apprezzamento, è la soddisfazione dell'animale che vede in quel momento soddisfatto il suo istinto primario, che non vede ostacoli a realizzare quello che gli pare, a andare in discoteca, andare in vacanza con la fidanzata magari, piuttosto che avere il motorino, piuttosto che il giocattolino se è un bambino piccolo, certo. Si vede soddisfatto e quindi ricambia con un sorriso, con una frase corretta. Ecco, questo secondo me non è amare né da parte dei figli né tantomeno da parte dei genitori. Il genitore purtroppo è stretto da un dilemma difficile da risolvere, il dilemma tra fare quello che i figli vogliono e fare quello che è necessario per i figli, e spesso e volentieri fare quello che è necessario per loro e fare il contrario di quello che vogliono. Allora amarli vuol dire qualche volta essere pronti anche ad avere dei musi duri, ad avere delle ritorsioni, ad avere la porta chiusa quando sono adolescenti, perché poi in fin dei conti, come diceva anche Giuliana Ukmar, se mi vuoi bene devi dirmi di no più che dirmi sempre di sì. Quindi la provocazione con quella domanda era: ci rendiamo conto che essere genitori è duro, è difficile, ma alla fine il nostro compito è farli crescere. Una bella espressione che ho trovato nella rete da qualche parte dice che il nostro compito non è preparare il cammino per i figli, ma i figli per il cammino, e credo che ci sia un'infinita saggezza in questo. A volte noi crediamo che amare sia preparare il cammino per i figli, cioè spianarli tutti gli ostacoli, fare tutto quello che vogliono, mentre in realtà dobbiamo fortificarli, renderli capaci di affrontare qualunque situazione, anche a costo di avere in questo momento un audience molto bassa, un livello di gradimento insoddisfacente per il nostro ego. Hai ragione, piacevolissimo ascoltarti Paolo, staremo qui ore a sentirti, magari a farti anche domande per essere aiutati nell'educazione dei nostri figli, visto che comunque anche questo è il tema principale del tuo blog. Dicevi all'inizio, parlavi di problemi e difficoltà che si presentano durante il corso della vita, proprio perché i figli prima sono piccoli, poi sono grandi, i problemi cambiano, non diminuiscono di certo. Tu che hai figli, infatti, tu che hai figli grandi, ci dicevi anche ormai 19 anni la più piccola, giusto? Sì, poi 22 quella di mezzo e 25 quello grande. Avrai sicuramente vissuto in queste fasce d'età il problema del distacco che avviene magari con i figli che partono per l'università o che intraprendono una nuova strada, magari quella del lavoro. Visto che ti occupi anche di questo, quale suggerimento dai magari a un genitore, a una famiglia che si trova in questa situazione, a vivere questo distacco che sembra niente, invece è al suo peso? Sì, è una cosa difficile sicuramente, perché abbiamo a un certo punto, maturiamo l'idea, abbiamo la pretesa che i figli sono un nostro possedimento, perché abbiamo fatto tanto per loro. In realtà non è vero, in realtà ci vengono affidati per accompagnarli per un tratto di strada che poi a vedere la vita, cioè da augurarselo davvero, è breve nei confronti della loro esistenza e della nostra. E dobbiamo convincerci di questo, è solo una questione di, a mio parere, di convincimento. Poi è chiaro che tutti abbiamo sperimentato, ad esempio, che a fronte di un momento di distacco dai nostri genitori, magari anche duro in certe circostanze, poi li abbiamo recuperati, poi adesso abbiamo quasi il desiderio di stare con loro il più possibile, perché abbiamo riscoperto questo affetto che in un momento della nostra vita ci aveva fatto dimenticare. Ecco, sì. Dobbiamo avere la capacità di comprendere che non sono nostra proprietà, ma ci sono stati affidati e dobbiamo restituirli alla vita così come la vita li ha affidati noi quando sono nati.
E possono essere parole di incoraggiamento per chi vive questa situazione. Magari in questo periodo è facile trovare genitori che vivono proprio questa realtà. Noi magari ti invitiamo a fare, ecco, perché no, poi accettalo come vuoi o comunque prendilo in considerazione, almeno scrivere un post proprio a questo proposito, va bene? Volentieri, volentieri, l'ho subito senz'altro in lista per le prossime settimane, sicuramente. Grazie. Grazie a Paolo Pugni, autore del blog Famiglie Felici, che invitiamo a visitare perché è davvero interessante, utile soprattutto alle famiglie, anche per educare i propri figli e per vivere, per migliorare la famiglia stessa, così come lo stesso autore ci suggerisce. Grazie Paolo e Grazie tanti mille a voi e a auguri. tutti quanti. Grazie. Tanti auguri e un abbraccio ideale anche alla tua famiglia. Senz'altro, vi ringrazio molto anche da parte loro. Grazie a tutti. Grazie.